Ciao, non mi fa piacere rappresentare i centri sociali da cui vengo, assolutamente, quindi non solo in questo momento, anche in altre occasioni. Ciao a tutti, io intervengo per raccontare un po' come ci si è mossi, anche perché vorrei che riuscissimo insieme un po' a quagliare sul da farsi rispetto alla questione gender. Allora, innanzitutto, credo che quello che abbiamo appena visto dice una cosa reale, cioè la possibilità di cominciare a fare sesso da piccoli. Sì, l'età media del primo rapporto sessuale si è abbassata, è intorno ai 12-13 anni. Questa non è una cosa che ha deciso il gender, non è una cosa che hanno deciso i comunisti, è una cosa che i ragazzi fanno, punto, che noi lo vogliamo o no. Ora, sta, immagino, ai genitori e alle persone adulte che sono intorno a questi ragazzi capire come fare a meno che oltre a fare sesso in maniera inconsapevole, vadano incontro a un aborto in maniera inconsapevole. Credo che non ci stiamo muovendo nella direzione giusta. E questo è uno dei punti, cioè io credo che tutto quello che sta intorno a queste teorie ci porta a un oscurantismo in cui non sarà più facile parlare di niente delle scuole. Questo mi fa preoccupare e arrabbiare, sia come persona che da sempre ha frequentato dei sistemi liberi, ha cercato di portare avanti delle libertà nel rispetto di tutti, sia come persona che ha lavorato come educatrice, che ha lavorato con i minori, con la disabilità, che si è sempre interessata del sociale, e sia come insegnante. Credo che appunto abbiamo il dovere di intervenire e di dire qualcosa, e questo secondo me chiama in causa assolutamente anche la maniera in cui normalmente ci si muove per mobilitarsi, che è una maniera fondamentalmente massiva. Non lo so, ad esempio ci sono le sentinelle in piedi, organizziamo qualcosa. Ecco, io credo che questo non basti più. Innanzitutto che debba essere dentro l'agenda non solo dei centri sociali, ma anche di tutte le persone che hanno una coscienza in questo senso, il fatto di dover dire qualcosa a chi sta portando avanti questo spauracchio. Okay? Magari dopo vi racconto anche proprio personalmente che situazioni mi sono capitate. Ma penso che sia importante anche il fatto di iniziare a muoversi singolarmente per andare agli incontri che le associazioni pro vita, che le associazioni cattoliche, che i comuni leghisti organizzano, perché queste fondamentalmente sono in provincia di Vicenza chi si è mosso per promuovere incontri rivolti ai genitori sulla questione delle teorie di gender nelle scuole, andare e intervenire da liberi cittadini quali siamo e quali probabilmente facciamo difficoltà a fare. Noi a Vicenza ci siamo mossi fondamentalmente, ci muoviamo da alcuni anni sulle questioni di genere. Innanzitutto iniziamo, secondo me, almeno tra di noi, a non parlare più di gender, parliamo di questioni di genere. Mi sembra fondamentale usare un linguaggio perlomeno diverso. Ci siamo mossi perché ci siamo resi conto che manca una cultura rispetto alle questioni di genere nella società tutta, nei giovani e anche negli stessi militanti. Sono questioni che sono sempre state relegate un po' in secondo piano, che venivano dietro altre questioni forse più importanti e di cui era importante ricominciare a parlare, a prendere consapevolezza. Magari non avevamo bene una direzione iniziale. E abbiamo fatto tante cose, abbiamo parlato di violenza sulle donne, abbiamo partecipato al Gay Pride a Vicenza, che è stata una bellissima manifestazione. Ci troviamo ora a lavorare più in chiave difensiva, cioè a dover rispondere come si fa quando, ad esempio, non lo so, scende Forza Nuova in piazza, che ti tocca fare una mobilitazione che di per sé ti porta solo a dire devo difendermi da questi decerebrati e scendere in piazza. La stessa cosa tocca fare per le sentinelle in piedi. Con l'aggiuntiva che magari nelle sentinelle ci trovi qualcuno che reputavi intelligente o che magari ha fatto delle altre battaglie con te e che ora si è accodato in maniera assolutamente acritica a questa nuova battaglia contro i cosiddetti poteri forti dello Stato, perché alcuni li definiscono anche così: lo Stato ci impone e noi li andiamo a contestare. E noi siamo scesi in piazza contro le sentinelle in piedi a Vicenza, facendolo in modo ironico e questo ha avuto. È stato soprattutto grazie alle tagliatelle in piedi, che sono queste persone che si mobilitano per mangiare la pasta intruppati come le sentinelle che si rifanno alla chiesa pastafariana. Tra l'altro ce ne sono qui in giro sia tra Sherwood che tra il pubblico. Vi invito a partecipare a qualcuna delle manifestazioni, a farvi pastizzare dalle frescove che sono. È tutta una parodia sulla questione della religione cattolica. Che è molto interessante e divertente, ma che da sola non basta. Cioè, secondo me ci vuole sicuramente un supporto
teorico forte e anche goliardico, ok, di divertimento per andare un po' a dissacrare quello che succede. Questo però deve trovare una base nel nostro quotidiano. Secondo me è necessario che singolarmente prendiamo e andiamo a vedere cosa succede nelle riunioni dove si parla di gender. È fondamentale anche per capire di cosa si parla. Innanzitutto, per fare un esempio, i volantini. I volantini che sono stati distribuiti in provincia di Vicenza, sono stati fatti, non so, riunioni a Montecchio, a Lonigo, a Schio, tutti i paesi, a Trissino, tutti i paesi pseudo leghisti o con nuove giunte leghiste, che dicono l'indottrinamento, cosa viene insegnato ai nostri figli dall'asilo all'università. Cioè dall'asilo all'università. Ma se permettete, all'asilo 1 a 3 anni, io lo difendo, all'università ne ha 20, 22, sarà mica ancora il nostro cucciolo che viene torchiato dalle maestre elementari, che viene bocciato alle medie perché poverino, che alle superiori poverino non ce la fa, è sempre a giustificare, tirando avanti. Ma viva Dio, all'università uno potrà anche scegliere che cosa studiare, no? E quindi già, voglio dire, sono sempre bambini, questi rimangono sempre bambini, quindi i genitori vanno a difenderli. Non li ascoltano, non hanno idea di cosa succede nelle classi, perché voglio dire, l'omosessualità a scuola, a me, che ci ho lavorato recentemente, mi pare più che dichiarata. Ci sono, perlomeno, sarà che magari ho fatto una supplenza in un liceo artistico che è particolarmente illuminato, però c'erano coppie omosessuali che stavano tranquillamente insieme, magari non facevano chissà cosa, ma tutti sapevano che erano insieme. Quindi questi figli non vengono ascoltati, però bisogna difenderli. Non li difendiamo dai tagli nelle scuole, dal fatto che è sempre più difficile che imparino qualcosa perché le classi sono sempre più numerose, non li difendiamo dal turnover degli insegnanti, dal fatto che ci sono insegnanti impreparati, da tutte queste cose non vanno difesi. Non vanno difesi dal fatto che se magari sono ragazzi disabili non tutti i giorni possono andare a scuola perché nessuno ce li porta, ok? Perché mi è arrivato un messaggio da una mamma di un ragazzo disabile che mi dice: manda una mail contro la teoria gender perché stanno per votarla in Parlamento. C'è una cosa che l'ho chiamata e gli ho detto di tutti i colori, perché porca miseria, tuo figlio neanche riesce ad andare a scuola tutti i giorni perché il comune non te lo passa più a prendere, ok? Però che non parli del gender, tralasciando che il ragazzo non parla, voglio dire, però vabbè, che non si parli di sessualità, ecco. Oltre a quello, secondo me ci sono due demonizzazioni, poi taglio anche corto se serve. La prima è la demonizzazione verso il corpo insegnante, secondo me. Ma come si fa a pensare che degli insegnanti masturbino i bambini? C'è un codice penale per questa cosa qui. Il fatto che si pensi questo denota, secondo me, una profonda sfiducia che c'è verso la scuola e verso l'educazione. Allora, perché? Perché ci stanno sfiducia, c'è tutta questa sfiducia verso la scuola. Evidentemente avere le persone ignoranti a qualcosa servirà. Che la gente non parli più di sesso, qualcosa servirà, che un bambino non possa scoprire il suo corpo, e torniamo all'oscurantismo, qualcosa servirà. Ma la cosa che proprio, secondo me, va più combattuta a partire da noi, dalla nostra singolarità, è che questa teoria è fondamentalmente una cosa contro le donne. Questo è il punto principale. E le più entusiaste appoggiatrici della questione salviamo i nostri figli sono le donne, e donne giovani. Donne che hanno dai 30 anni in su, che hanno i bambini che vanno all'asilo, perché ovviamente ormai a 30 anni non hai più i bambini di 5-6 anni, ce li hai che vanno all'asilo, e che si passano questi messaggi, che non hanno idea di cosa stiano parlando, perché poi appena le affronti minimamente ti dicono: ah scusa, mi è arrivata una catena, te l'ho girata perché so che siccome ti interessi di politica, ok, perché questo è il livello del discorso. Però voglio dire, nel mentre che si fanno le petizioni, l'aborto va a quel paese, i medici obiettori sono sempre di più, perdiamo i diritti fondamentali, la gente rimane incinta, non gli viene rinnovato il contratto di lavoro. E questo ci va bene, ci va benissimo. E nel frattempo accusiamo le altre donne in continuazione, ok? Perché fondamentalmente la questione del genere io sono convinta di questo, parte dalla demonizzazione della donna prima ancora che dell'omosessuale. Io credo sia una cosa su cui bisogna riflettere, per cui, tirando un attimo le fila dei mille pensieri che ho detto, perché diciamo che è diventata un po' la mia fissazione leggermi gli articoli e le prese per il culo sulla teoria del gender e sui Marò, sono le mie due fisse Facebook, il gender e i Marò. Sono collegati dalla loro unione. E credo che sia necessario che l'agenda politica dei centri sociali, ma dei cittadini pensanti, mettiamola così, perché voglio dire, bisogna andare oltre le etichette un po' da tutte le parti, sia questa: iniziamo ad andare
alle riunioni dove viene proposto e interveniamo, come fa Gian Pietro Belotti, il nazista dell'Illinois. Lui lo fa, lui è un personaggio che su Facebook lavora molto, e secondo me questa è una cosa importante. Cioè, è anche un'epoca in cui la politica è affidata un po' al singolo, secondo me. Se una persona è in grado di parlare, si diverte anche con quello che dice, bisogna farlo, prendere, andare, raccontare poi alla comunità di riferimento o sui social network cosa succede. Perché se no saremo vittime della stessa ignoranza di cui sono vittime le persone che ci partecipano. La seconda cosa, secondo me, è iniziare una controinformazione, cioè non solo un livello difensivo. Serate come questa sera, secondo me, non devono essere fatte solo in festival come Sherwood, devono essere portati nelle città, dentro alle parrocchie illuminate, anche perché, voglio dire, come diciamo, i musulmani non sono tutti ISIS, neanche i cattolici sono tutti gender. A Vicenza, per dire, c'è stata la Caritas che ha fatto un convegno, l'amore chiamato la relazione omosessuale, dove hanno parlato dei teologi e delle teologhe che sono assolutamente contro la teoria del gender. Poi avranno i loro limiti, chi dice di no? Però voglio dire, sono anche degli spirali che ci dicono che alcuni su questa questione ci ragionano anche. Per cui secondo me bisogna costruire il dibattito, portarlo nelle città, costruire opuscoli informativi, portarli nelle scuole, costruire informazione. Ecco, io credo che sul da farsi, perché sennò rischiamo che ogni volta che ci sono le sentinelle in piedi scendiamo e alla fine non troveremo più un modo divertente e comunicativo di scendere in piazza, ok? Perché loro lo sostengono al nostro disordine, loro portano l'ordine, lo dicono nelle manifestazioni, tra l'altro se vai lì ti trattano anche in maniera rispettosa, quindi rischi anche di essere quello che provoca, ok? Per cui bisogna agire molto prima di trovarsi senza più idee su come poterli trattare in maniera goliardica.